Buongiorno a tutti. È già stato evidenziato quella che è la sostanza, l'attività per il quale il network nazionale della biodiversità è stato delineato nel tempo. Bene, sappiamo che nasce nell'ambito di un progetto ben più ampio che è il Sistema Ambiente 2010, che è stato promosso dal Ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di rappresentare uno strumento strategico di supporto per l'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità. Viene quindi realizzato nel 2013 un'infrastruttura informatica che consente la messa di interoperabilità e quindi la raccolta, la condivisione di una serie di informazioni e di una serie di dati più aggiornati sulla tematica appunto della biodiversità. Il network è formato da una rete di soggetti contributori che condividono dati sulla biodiversità tramite l'utilizzo di standard di metadatazione, di georeferenziazione e di cronoreferenziazione. In sostanza, i soggetti che sono in possesso di archivi, di dati su componenti della biodiversità, aderendo volontariamente al network tramite la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, rendono interoperabili i propri database, senza che avvenga il trasferimento fisico dei dati stessi e senza rinunciare alla detenzione di quelli che sono i diritti legali, rispondendo così alle indicazioni internazionali e nazionali inerenti alla gestione dell'open data, a partire appunto dalla direttiva Aspire. Per assicurare al progetto un miglior sviluppo e un'ampia fruizione, nel 2014 il Ministero, in virtù del legame istituzionale che lo stringe con ISPRA e della disponibilità nell'istituto di quelle che sono le necessarie competenze sia tecnico-informatiche che scientifiche, è stato affidato all'ISPRA l'implementazione e la gestione evolutiva del network, anche al fine di rafforzare il coinvolgimento di ISPRA nell'ambito del network, visto il patrimonio di banche dati di grande interesse nazionale che l'istituto possiede. Nell'ambito di questo incarico, ISPRA ha progettato e realizzato diverse modifiche di quella che era l'infrastruttura iniziale, che ovviamente poi nella tavola rotonda saranno descritte nel dettaglio anche dagli interlocutori di ISPRA. E ciò sia relativamente alla parte di ricerca ed esposizione dei dati, sia per quanto riguarda la parte di mappatura cartografica degli stessi. Da qui miglioramenti che sono stati finalizzati a rendere più incisiva l'attività, la capacità di ricerca e di visualizzazione di tutta una serie di dati e informazioni. Pensiamo solo a quest'anno, ad una serie di cose e grazie all'impegno che è stato delineato. Grazie. Per dire, parliamo di quello che è stata l'attività nel corso del 2017 e 2018, c'è stato un notevole incremento di dati. Ad esempio sono stati condivisi tramite il network i dati della rete Polnet, la rete italiana di monitoraggio aerobiologico del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che rileva appunto i pollini, le spore, le aree diffuse, i numerosi centri che sono distribuiti su tutto l'arco del territorio nazionale. Pensiamo ai dati del centro di inanellamento dell'ISPRA, che svolge appunto da decenni un monitoraggio costante sulla avifauna e che è basato sulla tecnica dell'inanellamento. È stato detto prima, per quanto riguarda questa nuova versione del network che consentirà di visualizzare separatamente set di dati della Citizen Science, anche derivanti da portali internazionali, facilitando un'eventuale integrazione di dati che vengono resi condivisibili. E il network, con questi dati che sono derivanti da processi di Citizen Science, per dettagli tecnici ne verrà poi più nel specifico parlato successivamente. Quello che voglio sottolineare in particolare è questo:
La partecipazione al network è necessaria per prendere e procedere verso una semplificazione di quelle che ne sono le procedure, sia di adesione che di validazione dei dati che saranno messi in condivisione e della relativa governance, la cui organizzazione è oggi in fase di un'ulteriore revisione, sia da parte del Ministero, sia mai dispora, e con i suggerimenti, le attività che potremo delineare insieme. Mi viene in mente ad esempio i dati delle banche dati per le aree naturali protette, i parchi nazionali e le aree marine, si diceva prima, per evidenziare poi, sì, infatti da parte poi ecco, del Presidente Federparchi potrà... Salutiamo anche, scusate che non ho saluto prima, un saluto anche a Giampiero Samuli e a tutti i rappresentanti in sala. Funziona questo? Scusami se ti ho interrotto, un saluto a Giampiero Samuri e a tutti i rappresentanti in sala, enti gestori di aree protette, vedo direttori, insomma Nicoletti, Stefano Donati, insomma un saluto anche a tutti i referenti delle aree protette, perché come giustamente stava evidenziando il dottor Maturani contiamo molto anche sul loro supporto. Sì. Ecco, sulla base di quelle che sono state ad esempio nel tempo le direttive che sono state emanate dai ministri dell'ambiente, ai dati delle banche dati, a quel grosso patrimonio, le azioni trasversali, quelle coordinate, quelle sinergiche, i dati che emergono appunto dalle aree protette nazionali, marine, e dai dati delle regioni, dai dati di tutti quelli che sono detentori, gestori di un patrimonio di grandissimo valore, quello è quello appunto che volge a tutelare la biodiversità, io credo che se lavoriamo insieme, delineiamo assieme un percorso di condivisione di questi dati, di renderli il più possibile ampio, ne deriverà senz'altro una fruizione forte che sarà in linea con la nostra strategia nazionale della biodiversità, sarà in linea con i principi della strategia europea sulla biodiversità e soprattutto sarà un valore di grande utilità strutturale per coloro i quali lavorano sulla tematica della tutela e salvaguardia del nostro patrimonio e renderà condivisibile tutta una serie di informazioni, di dati che sono necessari per rendere più sinergico il nostro operato. A questo sforzo naturalmente seguirà un ritorno, se riusciremo tutti insieme a delineare congiuntamente un percorso, io credo che dal network ne troveremo una grande, grande agevolazione adesso e anche nel prossimo futuro. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Maturani per il suo intervento. Adesso la parola alla dottoressa Giuseppina Monacelli, dirigente del Servizio Sistema Informativo Nazionale Ambientale.